Magari vediamo di non rompere il letto come quest'estate? Chi si ricorda il mio fail? Ve lo lascio perché fa spezzare. E beh... No, vabbè... È tipo crollato il letto. No. Oddio. Se sentite dei rumori molesti è il calorifero che perde, mi si sta allagando casa e non so cosa fare. E quindi probabilmente alla fine del video sarò qua che farò acqua gym. Però è il calorifero. Facciamo yoga. Sono tornata con i miei disagi. Buon salve, benvenuti in questo nuovo video. Come state, amici miei? Quanto mi era mancato dire buon salve e parlare con voi con la coda di procione e la videocamera. Wow, 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 wow. Innanzitutto vi dico, non spaventatevi perché mi vedete totalmente struccata e con i capelli spaventapasseri, cioè li ho lasciati asciugare all'aria senza piastra, senza nulla, quindi mi vedete 100% naturale e quindi non spaventatevi, appunto, se cercate una bellezza da ammirare andate sul profilo di Chiara Ferragni perché non siete nel canale giusto. Inoltre sono in queste condizioni perché mi sono appena svegliata, visto che sono le 5:36 di mattina e mi è venuta voglia adesso di registrare il video e c'è questa luce perché ho tipo due faretti e ring light che mi sparano addosso, altrimenti sarebbe buio e lo so che avrei avuto tutto il tempo durante il giorno, ma lo sapete che sono strana, ho voluto registrare ora e i miei vicini di casa mi odieranno altamente perché urlo quando faccio video e quindi sentiranno tutto, li sveglierò magari, ma non lo so, ho voglia di registrare, quindi woo! Il video di oggi, amici, sarà un video a tratti magari noioso, però avevo voglia di registrare proprio un video in cui parlo liberamente, senza scalette, senza nulla, perché è appunto il video di ritorno su YouTube. Poi si inizia a fare sul serio, ma oggi ho un po' di novità da raccontarvi e appunto un po' di cose da dirvi. In primis vi ricordo di andarmi a seguire su Instagram e TikTok, perché sono i social che uso di più in assoluto, e perché appunto potete rimanere connessi su tutto quello che faccio, aggiornati molto di più che qui su YouTube, quindi mi raccomando, vi tengo d'occhio, andate a seguirmi. E poi avrete sicuramente notato che sto indossando una felpa super super figa, molto americana, yo yo bitch, Charlie D'Amelio, Lee Huddy, e è molto molto bella, tutta colorata, bombata, io veramente la adoro, ed è la nostra felpa, la felpa della nostra famiglia, qui ha il ricamo con scritto Vivi in piccolino, non volevo scrivere il nome troppo grande perché è la nostra, non è solo mia, quindi deve racchiudere la nostra famiglia, e dietro c'è appunto la corona che è il nostro simbolo, e ho creato appunto questa felpa non per business come alcuni dicono, perché dovete mettervi in testa che non è che tutte le cose che la gente fa sono per un secondo fine, c'è molta gente così, ma io faccio tutto questo per passione, con cuore, lo sapete dal giorno zero e chi mi conosce lo sa, e quindi ho fatto queste felpe perché hanno un grande significato, perché sono legate a come stai. Come stai, appunto, il mio fotoromanzo, sapete quanto ci ho messo, quanto è importante, tutto quanto, e in come stai ogni emozione ha un colore. E all'inizio Gioia, la protagonista, respingeva le emozioni negative, vedeva solo le cose belle perché voleva essere perfetta. Poi ha capito che la perfezione non esiste, che i momenti brutti servono a farci crescere, a farci maturare, soprattutto servono ad essere veri, perché nessuno è perfetto ed è bello così, siamo tutti belli nelle nostre imperfezioni, nei nostri difetti, e questo appunto l'ha capito grazie ad Alex, ha capito che servono tutti i colori, tutte le emozioni per essere felici, e infatti alla fine del libro c'è la foto con l'arcobaleno, e ho deciso di riprodurre questa felpa per ricordarvi sempre che andate bene così come siete e che non dovete essere perfetti, avete pregi, difetti, tutto mischiato, siete un arcobaleno di cose belle e brutte, però vi rendono speciali per come siete, e sia anche appunto per legarci ancora di più, perché così posso venire con voi fisicamente a scuola, alla fiera del topo, ovunque, voi avete la felpa, quindi sono con voi, e soprattutto anche per incontrarvi, perché c'è il tour delle felpe, e per sapere più informazioni su questo tour, dove ci potremo incontrare, e insomma per vedere le felpe, il sito e tutto quanto, vi lascio qui il sito, ve lo lascio anche in descrizione, dateci un'occhiata, mi raccomando, perché ci tengo un sacco e non vedo l'ora di vedervi tutti quanti in tour. Passiamo ora ad un'altra informazione di servizio. Barbara, sì, linea allo studio, ciak, non so cosa sia questo, però altra informazione, siamo stati candidati ancora ai Kids Choice Awards, sono veramente tantissime cose belle, tantissime
comunicazioni che è un sogno dire, veramente. Io non mi dimenticherò mai quando 2 anni fa ero qui che sognavo tutto questo ed ora si sta realizzando e non è che mi sono montata la testa e dico oddio, wow, sono una star. Sono veramente grata di questo e sono grata a me stessa e sono grata, boh, alla vita che è bella e che i sogni si realizzano, se puoi sognarlo puoi farlo, insomma, sono felicissima di tutto quanto e gasatissima, soprattutto perché Nickelodeon io lo adoro, perché il mio sogno è presentare in televisione, Nickelodeon ha a che fare con la televisione, quindi è tutto un grande sogno e vi chiedo per favore di andarmi a votare Kids' Choice Awards. Abbiamo ancora pochi giorni, quindi forza, questo qui è il sito, votatemi tutti quanti fino a 100 volte al giorno, chiedete anche allo zio, al nonno, al cane, al fruttivendolo, a tutti, perché dobbiamo spaccare tutto quanto come abbiamo fatto l'anno scorso, come faremo quest'anno e come faremo sempre. Se mi vedete particolarmente emozionata e sensibile in questo video è perché era da tanto tempo che non registravo con così tanta passione, mi era mancato così tanto, vi giuro, e da tanto tempo che non ero così sicura di me, perché finalmente, dopo un periodo un po' così, mi amo, cioè mi vado bene così, insomma, mi accetto, e per questo anche ho fatto questo video struccata così, perché era un po' una sfida con me stessa, visto che ultimamente comunque mi piace curarmi, fare le unghie, truccarmi, però era un po' una sfida, era hai ancora il coraggio di farti vedere per come sei? E la risposta è sì, e so che voi mi accettate così ed è per questo che vi voglio così bene. Come avrete notato, negli ultimi mesi ho portato meno contenuti qui su YouTube perché non mi convincevano quelli che registravo, e questo perché non mi convincevo io, cioè non mi piacevo, non mi accettavo, mi sentivo sempre l'ultima scorta di tutti e mi sentivo sola anche quando ero con la gente e avevo bisogno di essere apprezzata da qualcuno, e quindi ho iniziato un po' a imitare la massa, a tra virgolette mettere una maschera, perché volevo essere considerata bella come tutti gli altri e con stile come tutti gli altri, mentre ero sempre un po' considerata la bambina soltanto perché non faccio la figa e perché magari faccio dei video che potrebbero sembrare infantili, anche se infantili non sono, perché io non sono qua a fare il pagliaccio, ma voglio realmente, anziché appagare l'occhio, quindi dire wow che figa, voglio arrivare qua, voglio arrivare al cuore, voglio trasmettere qualcosa e lasciare un vero messaggio alle persone, perché a avere un bel faccino sono bravi tutti, ad arrivare al cuore e a far provare le emozioni ci vuole di più. E quindi ho capito che è questo che io voglio fare, che il mio scopo appunto è quello di aiutare le persone, di riuscire comunque a esprimere concetti più profondi, oltre comunque a cercare di intrattenere, di far ridere, insomma voglio esprimere me stessa a 365 gradi, no 300, l'angolo giro è 360, sì 360 gradi, viva la geometria insomma, e quindi appunto ho cambiato un po' stile di vita, ho imparato di nuovo ad apprezzarmi, e questo grazie a voi, ho capito che essere diversi dagli altri non è un difetto, ma è una cosa che ci rende unici, e ho trovato ieri su Instagram questa frase che mi piace un sacco e volevo condividere con voi: non è la pecora nera ad essere diversa dalle altre, ma sono le pecore bianche ad essere tutte uguali tra loro. Ed è proprio vero, e quindi non vergognatevi mai di chi siete, sia a livello estetico sia soprattutto come persona. E quindi è proprio vero, non vergognatevi mai di chi siete, e io ve lo ripeto perché so che qualcuno riesco ad aiutare, ed è la mia gioia più grande quando agli eventi venite con come stai tra le mani e mi dite Vale, mi hai aiutata, cacchio, mi hai fatto stare meglio, ed è la cosa più bella che ci sia, e quindi è questo che voglio fare io, non mi importa se non faccio tanti like, non faccio tante visual, però voglio lasciare qualcosa, perché mi fa stare bene saper di far stare bene qualcun altro, soprattutto voi che siete la mia famiglia, letteralmente la mia seconda famiglia, e è grazie a voi che io sono quella che sono. Comunque, questo piccolo brutto periodo non è stato nulla di che, comunque ero contenta e tutto quanto, però è stato un periodo in cui ero un po' in conflitto con me stessa, è passato. E questa è l'ennesima dimostrazione che i momenti brutti passano, perché spesso mi dite Vale, non uscirò mai da questo periodo, la mia vita fa schifo. Si passano dei periodi bui, più o meno lunghi, ma vedete che passano tutti, soprattutto vi fanno crescere, vi fanno imparare cose nuove. Infatti io da 2 anni a questa parte sono cresciuta veramente tanto, e molti di voi mi dicono Vale, ma sei cambiata? No, amici, sono sempre io, ho sempre lo stesso carattere, ma sono cresciuta, sono diventata più donna e lo sto continuando a fare, e sono felice di questo, perché sarebbe preoccupante se da 14 a 17 anni non fossi cambiata, cioè non fossi evoluta, diciamo,
perché sarei un personaggio falso, perché, cioè, pensatevi a voi 3 anni fa e guardatevi ora, siete cambiati un sacco, anch'io, è normale, e quindi sto crescendo, mi sto anche curando di più, mi piace farmi la piastra, truccarmi, farmi le unghie, vestirmi un po' in modo diverso, e far foto diverse, insomma così, però sappiate che sono sempre io e che non mi credo nessuno, questo volevo mettere un attimo in chiaro perché è una cosa che mi avete detto, cioè mi avete insomma chiesto in molti. E niente, è stato un video un po' così, chiacchiericcio, mi sono dilungata, mi sono persa, avrò detto cose magari anche un po' ripetitive a caso e tutto quanto, però ne avevo bisogno, è stato proprio uno sfogo prima di partire con i video veri e propri, che raga, spaccherò il canale, cioè voglio veramente ritornare a bomba su YouTube, perché io amo parlare e appunto è il mio sogno parlare proprio nella vita come professione, amerei lavorare in televisione, in radio, insomma mi piace parlare, quindi YouTube è la mia piattaforma, rimarrà per sempre la mia piattaforma preferita e sono tornata ufficialmente. Fatemi sapere che video vorreste vedere sul canale, ovviamente sia un po' più seri, sia divertenti versus scemi, 24 ore, disagio, di tutto e di più. Insomma, sono pronta per ricominciare questa avventura con voi. Vi voglio un mondo di bene, vi ricordo di andare sul sito delle felpe a guardarlo, a dare un'occhiata, ad acquistarle. Spero comunque che abbiate apprezzato questo video, perché è stato uno dei video più sinceri che io abbia mai fatto e è stato comunque non facilissimo, perché non è mai facile parlare di cose personali, io lo faccio perché mi piace condividere tutto di me con voi e magari ho la speranza che qualcuno possa ritrovarsi in me e di poterlo insomma aiutare. E niente, il succo di questo video è appunto che sono tornata e che sono felice, ed è la cosa più importante. I problemi ci sono, le insicurezze ci sono, ma vanno affrontate sempre con il sorriso. Vi voglio tanto bene e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale. Se no, vi lancio il mio unicorno a casa e vi lancio anche della mucchina, che al momento vale tipo 2 migliaia di euro, perché almeno disinfettate l'unicorno, vi disinfettate e non prendete il coronavirus. Prendete un po' di mucchina, amici. Che stanco. Vabbè, ciao a tutti.